Sono Paolo Pugioni, ideatore e fondatore del marchio Pugio Design. Pugio Design si occupa fondamentalmente della realizzazione, della progettazione e della produzione di corpi illuminanti, quindi lampade da interno. Pugio Design è un po' l'evoluzione naturale di quello che è stato il mio corso di studi, quindi la formazione in disegno industriale a Milano, dopodiché la collaborazione con gli studi di designer e con le aziende produttrici di oggetti da 3D. A un certo punto questo non mi bastava più, c'era troppo distacco fra me e i prodotti che disegnavo, quindi ho voluto tornare qua per realizzarli, per poterli fare. E quindi passando, diciamo, da una produzione industriale alla produzione artigianale, ed è questo secondo me quello che mi piace molto del mio lavoro, avere un po' di limiti riguardo alla produzione, perché devi stare dietro alla manualità dell'artigiano, ai macchinari degli artigiani che non sempre sono all'avanguardia o dell'ultimo modello, e poi devi collaborare con loro, ti devi sporcare le mani, devi andare a ricercare la figura che ti serve per fare quella determinata lavorazione. Faccio fondamentalmente lampade, quindi lavoro con la luce. La luce è già un qualcosa che di per sé emoziona. Cerchiamo di dare una forma alla luce, di dare una forma alla luce seguendo delle linee per la maggior parte minimali, dove appunto c'è il connubio tra design, forma e luce. Ho un po' questo concetto, io credo nell'anima degli oggetti, cioè di questo ne sono convinto da quando ero bambino, che comunque gli oggetti per me hanno un'anima. Trasferire questa mia credenza negli oggetti, se io lo faccio a livello industriale non è possibile questo, perché si nota che un oggetto è fatto a livello industriale. La produzione artigianale che io sono riuscito a fare qua mi consente di fare questo, perché chi guarda un oggetto secondo me vede l'anima di quell'oggetto, perché vede le persone che dietro a quell'oggetto che sono state lì a realizzare quell'oggetto. La collaborazione con gli artigiani quindi è fonte di tantissimi stimoli, cioè il tornare qua e lavorare con loro e andare a ricercare chi lavora un materiale piuttosto che un altro è una fonte continua di stimoli, e ti relazioni con loro, ti fai consigliare, ti fai suggerire, poi sono loro che magari per un loro prodotto ti chiedono consiglio, quindi tutto questo fa nascere, diciamo, i nostri prodotti. Cosa desideravo fare? Ma diciamo che sono sempre stato abbastanza fissato con la manualità, cioè i miei giochi da bambino erano le tavolette, i chiodini e il martello, quindi creare, avere qualcosa da fare, da costruire è sempre stato, diciamo, un po' il mio pallino. Poi piano piano crescendo ho iniziato a capire che dietro ogni oggetto c'è una persona che l'ha disegnata e che ha intuito un bisogno, una necessità, e quindi si è messo lì, ha studiato la necessità, ha creato l'oggetto che rispondesse a quella necessità. Ecco, questo è quello che mi è sempre piaciuto del mio lavoro e di quello che facciamo.